Buongiorno ragazzi, bentornati nel canale. Siamo qua per iniziare un altro tutorial. Allora, io mi sono trovato un mucchio di pezzi di abete che tra poco vedremo. Ho detto, cosa possiamo realizzare con questi pezzi? E ho pensato, mia moglie tempo fa mi ha chiesto, perché non mi fai una maglia per impastare, per fare il panno? Ho detto, boh, vabbè, quando avrò tempo te la farò. Passato quasi 2 mesi, ragazzi. Ora, scartabellando un po' per il magazzino, ho trovato un mucchio di pezzi di abete e ho deciso di fare questa maglia, questa tavola da impastare. Quindi, andiamo a vedere con pezzi di recupero come fare nel modo corretto una maglia per impastare. Andiamo a vedere. Allora, ragazzi, per realizzare questa maglia, cosa andrò a fare? Andrò a creare dei listelli di svariate larghezze a seconda dei pezzi che avrò a disposizione. Andrò a creare tutti dei listelli in questa maniera qua per creare la mia maglia. Questa larghezza potrà variare 6, 7, dipende, 5, in base al legno che avrò. Poi di testa andrò a mettere un'altra tavola lungo vena. Cosa significa? Sia da una parte ovviamente che dall'altra andremo a mettere una tavola lungo vena, quindi vuol dire che queste avranno la venatura per questo verso. Le due di testa avranno la venatura per l'altro verso. Perché? Perché almeno queste due tavole da entrambi i lati mi terranno la tavola da impastare dritta, avendo poi un incastro che andremo a vedere. Poi dal lato lungo metteremo sotto un listello per fare scontro sul nostro tavolo, in modo che quando andiamo a impastare l'asse da impastare non abbia movimenti non idonei alla lavorazione che poi dovremo andare a fare con questa asse da impastare. Quindi ora guardiamo i pezzi che abbiamo e iniziamo a vedere come tagliarli. Le misure totali, ragazzi, della mia asse da impastare, una volta finita, saranno di 50 centimetri per 80 centimetri. Quindi ora, calcolando sulle misure definitive, tagliamo i pezzi. Allora ragazzi, qua abbiamo svariati pezzi di abete, alcuni sono addirittura dei travetti impregnati, altri sono pezzi di legno pieni di buchi di chiodi vecchi, poi qua abbiamo altri pezzi sporchi di vernice, pezzi con corteccia, ne abbiamo un po' di tutti i tipi. Ora cosa facciamo noi? Innanzitutto farò un'asse da impastare che sia almeno uno spessore di 2,5 cm, quindi con questi pezzi che ho qua a disposizione arrivo più o meno a 50 centimetri, che non mi basta. Perché? Perché innanzitutto questi andranno piallati e addrizzati, quindi già perderemo 5-6 centimetri solo piallandoli e addrizzandoli. In più dovremo andarli a incastrare, quindi alla fine perderemo altri 5-6 centimetri. Quindi cosa faremo ora? Intanto li sezionerò a una misura di 75 centimetri, perché poi ci metterò i due traversi di testa e avremo ancora un po' di scarto per poterli squadrare, essendo che dovremo arrivare a una misura di 80 cm. Dopodiché, tagliati una misura abbondante, sia ovviamente il piano che i due traversi, andremo a spaccare a metà o in tre, vediamo i pezzi dove occorre, andremo a ridurre quelli che hanno tanto spessore per evitare di piallare per delle giornate, e una volta piallati andremo a metterli insieme, vedremo se le misure tornano, faremo un pezzo in più in modo da avere eventualmente un pezzo da aggiungere se poi le misure non torneranno. Quindi ora, bando alle ciance, iniziamo a sgrossarli tutti in lunghezza. Thank you.
qua ragazzi, abbiamo fatto i due traversi di testa, abbiamo fatto tutti i listelli per creare la nostra asse, ora siamo addirittura molto abbondanti perché siamo già a 60, calcolando che certi andranno tipo questo andranno spaccati a metà. Abbiamo questi due qua che sono un po' troppo larghi perché sono sui 10 cm, non vorrei che poi mi si imbarca, quindi andrò a ridurli a 8 cm, sia questo magari anche, lo andrò a 11, lo andrò a ridurre a 8, poi spaccherò a metà quelli che avranno la possibilità di farne uscire due, in modo che anche se uscisse qualche pezzo in più, quelli un po' più brutti li scarto. Quindi ora andiamo a tagliarli e a sfettarli e a spaccarli a metà, per poi andare a piallarli. Abbiamo tagliato tutti i nostri listelli, li abbiamo sgrossati, ora abbiamo una superficie che è circa 67 cm, quindi deve venire 50 cm finita, ne abbiamo più che a sufficienza. Abbiamo tagliato i due listelli che poi andranno di testa, uno da una parte e uno dall'altra, quando avremo fatto tutti gli incastri. Quindi ora diciamo che siamo pronti per andare e piallare il tutto. We'll be right back.
abbiamo fatto una faccia e una costa alla piala a filo. Ora accendiamo la piala a spessore e andiamo a piallarli a 2,5 cm di spessore. Procediamo. Spessore. Ora tutte quelle lunghe le andiamo a tagliare sulla circolare, ognuna alla misura massima che esce per avere tutta la lunghezza, la larghezza. Le due che andranno messe di testa, una è 58, l'altra è 60, le andiamo a sfilare uguali a 5,5 cm. Procediamo. Abbiamo spessorato e rifilato tutti i listelli, poi mettiamoli insieme, mettendoli insieme raggiungiamo una misura all'incirca di 60 cm, quindi 99 su 100, poi uno lo dovremo levare, ma lo guarderemo una volta fatti gli incastri. Ora per il momento facciamo poi tutti gli incastri. Qua abbiamo i due che andranno di testa, uno da un lato, ora ovviamente poi è tutto da squadrare e da rifilare, uno andrà da questo lato e l'altro ovviamente andrà dall'altra parte. Quindi ragazzi, abbiamo iniziato un nuovo tutorial, stiamo facendo un asse da impastare, così mia moglie poi non mi rompe più le scatole, scherzo. E che dire, nel prossimo tutorial andremo a squadrare tutti i pezzi, andremo a fare tutti i vari incastri, andremo a vedere come accoppiare il legno in modo che poi una volta incollato comunque non si storga, e andremo avanti con questo nuovo progetto. Quindi per questo video è tutto ragazzi, vi invito a continuare a iscrivervi al canale, la scuola di falegnameria è sempre lì che vi aspetta per tutti quelli che vogliono imparare. Ho visto che via email tanti di voi mi mandano foto di tavolini, cassettiere e quant'altro che fate con i consigli che vi do. Quindi per questo video è tutto ragazzi, vi saluto, ci vediamo per il proseguo di questo video molto presto. Un saluto, me ne vado da Diego.